cari lettori di Trinacria News, incontriamo questa sera Patrizia Di Dio, presidente nazionale di Terziario Donna di Confcommercio, che salutiamo innanzitutto. Buonasera, buonasera. Grazie. Buonasera. Ci troviamo qui a Villa Amalfitano per la notte della moda del Mediterraneo. E innanzitutto, com'è possibile legare, qual è il legame tra moda e quello che poi invece è il fenomeno della violenza sulle donne? Ma la moda è per le donne, perché anche se è un fenomeno di design, tendenza, di gusto, di bellezza, non dimentichiamo che la moda serve a far sentire più forti le donne, perché grazie alla moda le donne si piacciono, si vogliono bene, acquisiscono forza o quantomeno acquisiscono maggiore consapevolezza della forza che tutte le donne hanno. E in che modo, invece, tornando all'argomento di Confcommercio, comunque quello che riguarda l'imprenditoria femminile, in che modo è possibile rilanciare l'imprenditoria femminile in un periodo, soprattutto siciliano, in un periodo di grave crisi come quello attuale? Ma intanto l'imprenditoria femminile in questo momento è considerato il motore, per quanto non potentissimo, dell'economia, perché le imprese chiudono, l'unico trend positivo è quello delle imprese femminili. Le donne si mettono in gioco, dimostrano grande professionalità, capacità di resistere, e questa è la forza che dobbiamo mettere in campo per trovare nuovi motori di crescita e di sviluppo per l'Italia. Quindi poi l'impresa donna si esprime anche nella moda, perché è nelle corde delle donne esprimersi nella moda, quindi ci sono tantissime bravissime stiliste, talentuose, ma ci sono anche tante lavoratrici dipendenti che lavorano in questo campo, quindi ben venga la moda e ben venga l'attenzione anche del pubblico verso la moda, perché alla fine torna tutto virtuosamente a sostegno delle donne anche lavorativamente. Ecco, invece in cosa consiste Rete Imprese Italia Imprenditoria Femminile, che è promosso da Confcommercio in particolare? Sì, Rete Imprese Italia è stato un contenitore che io, in qualità di presidente del Terziario Donna di Confcommercio, insieme alle altre quattro confederazioni più importanti dell'artigianato e del commercio, Confartigianato, CNA, ma appunto Confcommercio e Confesercenti, abbiamo costituito per dare più forza e voce all'imprenditoria femminile. È un contenitore che raggruppa le 450.000 imprese femminili di Confcommercio, insieme alle altre facciamo 750.000 imprese femminili, perché abbiamo bisogno di dare forza a questa espressione di motore dell'economia. La ringraziamo e buonasera, grazie. Grazie a voi, arrivederci, buon lavoro.